Che gioppo! Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione. Quest'oggi parliamo del 32esimo classico Disney, un film del 1994. Sto parlando di Il Re Leone. Si tratta del primo classico Disney che non è basato su di una storia già esistente, ma è una storia completamente originale, creata ad hoc dalla Disney stessa. Anche se si rifà, l'hanno detto, non lo nascondono, un po' alle storie di Giuseppe e Mosè della Bibbia e soprattutto ai più conosciuti drammi shakespeariani, come per esempio l'Amleto. E mi sembra molto evidente anche come sviluppo che Il Re Leone sia molto shakespeariano. Il film parte con la nascita di Simba e il suo relativo, fra virgolette, battesimo da parte di Rafiki, questo babbuino barra mandrillo, non si è ancora capito di che specie è. Insomma, Rafiki è questa figura spirituale, una sorta di prete all'interno della savana, non lo so perché, però è anche un po' indù, anche un po'... non lo so, è una figura spirituale della savana che va dal principino Simba per questa sorta di battesimo, questa celebrazione, lo innalza sulla rupe e fanno vedere come ci sono tutti gli animali. Tutti gli animali sono lì perché è il principino, è il figlio del re leone, perché il leone è il re della savana, così come tutti quanti noi lo conosciamo. Perché è il re della savana? Perché è il predatore più grande, perché è un felino della bellezza incredibile e quindi non lo si può non vedere come una sorta di sovranità in un posto dove non ha rivali, ecco. La cosa che ho trovato veramente interessante e molto strana però è come fanno vedere, in pratica c'è questa cerimonia e tutti gli erbivori vanno a celebrare il principino, che fondamentalmente è un leone, quindi un carnivoro, quindi figlio di una dinastia che non ha fatto altro che mangiarseli per eoni, 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 ok? I leoni per eoni, vabbè, sono un paio di stronzate. Cioè, quindi i leoni si nutrono degli erbivori e gli erbivori accettano che il re, proprio il monarca della savana, sia un carnivoro e lo eleggo, non so se l'hanno eletto, ma comunque lo accettano il leone come il re, ok? Ma io mi chiedo, cioè, ma non è possibile, se sono animali senzienti, no? Qual è quel coglione che accetterebbe come proprio leader, sia per elezione, non che per elezione, un essere che si approfitta di te, un essere che si è approfittato dei tuoi avi e continuerà ad approfittare dei tuoi figli? Come puoi? Non funziona, chi mai farebbe una cosa del genere? Funziona, cazzo! Da questo momento in poi Il Re Leone può essere visto in tantissime maniere. Io però, mi dispiace, ma ho cominciato a vederlo con uno spirito complottista incredibile. È bellissimo, no? Tutto il discorso che Mufasa fa a Simba in merito al ciclo della vita, no? Perché c'è Simba che gli dice, giustamente, no? Ma papà, per quale motivo le gazzelle, per esempio, ci considerano i re, visto che noi ce le mangiamo? E Mufasa gli dice una cosa che ai bambini sicuramente fa bene comprendere, perché il cerchio della vita è importante da capire, cazzi e mazzi. Però Mufasa gli dice una cosa molto interessante, gli dice è vero che noi ci mangiamo le antilopi, però quando noi moriamo diventiamo erba e le antilopi ci mangiano e questo è il cerchio della vita. E no, Mufasa stronzone, c'è un piccolissimo bug in quello che stai dicendo, perché anche le antilopi quando muoiono diventano erba. Anche le antilopi quando muoiono diventano erba. Il ciclo si chiude da solo. Le antilopi mangiano l'erba, le antilopi muoiono diventano erba, le antilopi mangiano l'erba. I leoni sono in più. I leoni non servono a un cazzo in questo ciclo, ok? I leoni sono qualcosa che dipendono da questo ciclo, sono una sorta di tumore di questo ciclo, un approfittatore di questo ciclo. E allora io mi chiedo, perché gli erbivori devono sottostare ai leoni? Per quale arcano motivo? E lì si svela il mistero,
ci sono le iene. Ci sono le iene. Le iene sono peggio dei leoni, perché mentre i leoni sono furbi e sanno come sfruttare l'ambiente in modo che non collassi, ok? Cioè sono in grado di mantenere il ciclo della vita funzionale, abbiamo le iene talebane che non sono in grado di farlo. Le iene talebane che distruggono qualsiasi cosa toccano. Quindi gli erbivori hanno necessità di sottostare ai carnivori, male minore, pur di non essere conquistate dai terroristi, ok? Io vedo questa storia qua. Il problema è che gli erbivori, il problema di questo film, così come della realtà forse, è che gli erbivori non si rendono conto che tutti i carnivori sono in più rispetto al necessario, ok? Perché se gli erbivori volessero, potrebbero tranquillamente uccidere i leoni e potrebbero tranquillamente uccidere le iene. E questo è dimostrato palesemente. Dimostrato da cosa? Dalla morte di Mufasa. Chi ha ucciso Mufasa? Chi ha ucciso Mufasa? Scar? Sì, Scar ha creato la trappola. Cioè, Scar chi è Scar? Intanto torniamo nella storia. Scar è il fratello di Mufasa, che vuole il titolo di re, e però c'è suo fratello che è il grande boss della famiglia, ha ereditato tutte le caratteristiche fisiche necessarie per essere il maschio alfa, e non potrebbe mai batterlo, quindi c'è la congiura, porta Simba come esca dentro un canyon e poi dice alle iene di far partire una mantria di Gnu che mettono sotto letteralmente Mufasa e lo uccidono. Sono stati gli Gnu a uccidere Mufasa, spinti dalle iene, cioè è una congiura, ok, ma la forza di uccidere Mufasa ce l'avevano gli Gnu. Quella stessa forza che avrebbero per uccidere le leonesse e per uccidere le iene. Voi dite, insomma, Gnu versus leoni e iene non so come finirebbe. Signori, ci sono anche gli elefanti, Ce ne sono parecchi di animali in grado di fargli del male ai carnivori, ok? Al di là di questo, Mufasa viene ucciso dal branco di Gnu. Questa è la dimostrazione che gli erbivori, se volessero, potrebbero farcela. In ogni caso, la morte di Mufasa è un momento apicale, veramente, dal punto di vista dei classici Disney, uno dei momenti più belli e allo stesso tempo più drammatici che possiamo trovare all'interno di un classico, perché poi cerca di difendere il figlio, no? Quindi la protezione della prole, non dimentichiamo che comunque sia i carnivori sono degli esseri viventi. Ok? Quindi non è ucciderli una soluzione, spodestarli sarebbe una soluzione. Al di là di questo, la morte di Mufasa, bellissima, tristissima, drammaticissima, veramente una scena da 10 e lode, soprattutto perché sta per arrivare in cima, ci ricordiamo tutti quel pezzo, c'è Scar che gli artiglia le zampe e lo lascia volare di sotto. Con Simba che va lì e piange sul suo cadavere, praticamente è quello che non ha fatto Baloo nel Libro della Giungla. Baloo si è rialzato dopo il combattimento con Shere Khan, Mufasa non si rialzerà mai più. Mufasa è morto e Scar, dall'urlo infame, incredibile, va da Simba e gli dice: accidenti Simba, cosa hai fatto? E Simba gli dice: cosa ho fatto? Come cosa hai fatto? Hai ucciso tuo padre, cioè pessissimo, hai ucciso tuo padre, non ti rendi conto? Stando qui in questo canyon e tuo padre è dovuto venire a salvarti dal branco di Gnu, tu facendo così l'hai ucciso, quando invece è stato Scar ad architettare tutto, ok? L'hai ucciso, Simba scappa. Come la prenderà tua madre? Come la prenderanno tutti gli altri animali? Scappa, tranquillo, ti copro io. Appena gira l'angolo dice alle iene di ucciderlo. Sta di fatto che Simba riesce comunque a scappare, approfittando di una coltre di rovi attraverso cui le iene non riuscivano a passare, e riesce ad attraversare, non attraversare, a rimanere in mezzo al deserto da solo senza che le iene lo inseguano. Le iene scelgono di lasciarlo stare, tanto non sicure che non sarebbe mai più tornato. A questo punto c'è l'incontro con Timone e Pumba. Timone e Pumba, questi due fricchettoni incredibili,
che scelgono di portare con sé il cucciolo di leone, consapevoli che quando sarebbe cresciuto sarebbe diventato uno quei controcazzi che poteva difenderli da eventuali attacchi di altri predatori, eccetera, eccetera. Quindi se lo prendono in custodia e gli insegnano la via della Hakuna Matata, che fondamentalmente è, Hakuna Matata è un modo di dire Swahili che significa senza pensieri, è una cosa che realmente esiste, non si sono inventati niente in questo film da questo punto di vista. Hakuna Matata, senza pensieri, non ci pensare, non pensare al tuo passato, il passato è passato, ma ora viviamo un futuro in tranquillità, allegria, mangiandoci gli insetti, eccetera, eccetera, eccetera. Un modo di vivere molto leggero, però non dimentichiamoci che così come ci viene presentato nel film, questa Hakuna Matata è plausibile. Cioè, nel film è plausibile. Questi due tizi qui, questi tre tizi ormai, perché c'è anche Simba di mezzo, vivono nella loro foresta, non danno noia a nessuno, si accontentano di quello che trovano, ma facciano un po' quel cazzo che gli pare. E invece no, a quanto pare Simba non può fare quel cazzo che gli pare. Non può fare quel cazzo che gli pare perché lui è il figlio del re. È cazzo, quindi lui non può vivere felicemente la sua vita senza fare un cazzo così. Non può essere libero di scegliere come vivere il resto della sua vita. Lui è il figlio del re. E in quanto figlio del re deve prendere il suo posto al trono. Mentre attualmente nella savana, o terra del branco come la chiamano, è salito al potere effettivamente Scar, che è in combutta con le iene. E quindi ora iene e leoni dominano insieme la savana e per motivi a me ignoti la savana è diventata nemmeno un deserto, una terra di morte. Per quale motivo? Cioè, ora, ok, le iene uccidono più animali del dovuto insieme ai leoni e i branchi, quindi scappano in altri posti, migrano e nella savana non ci rimangono più animali. Ok, perché la flora ne risente? Perché ci sono, c'è l'erba secca, gli alberi morti? Perché? In che modo le iene distruggono la flora? Cosa hanno sparso il sale per terra? Cioè, non mi è chiaro in che modo le iene abbiano danneggiato così tanto la terra del branco. Sicuramente la flora qualche piccola cosa potrebbe averla, non ci sono più gli animali, gli erbivori che mangiano l'erba e defecano i semi in altre parti, ok? Però non è che muoiono gli alberi, non è che secca l'erba allora perché le iene si mangiano troppi animali. Decisamente una roba esagerata. Comunque, c'è Simba che a fare il fricchettone con Timone e Pumba, salta fuori una vecchia amica di Simba. Nala cerca di acchiappare Timone e Pumba, è scappata dalla savana in cerca di aiuto, non ho capito bene che cosa, per poter spodestare Scar e cavoli, la volta che si trova Simba davanti gli dice: oh Simba, ma tu sei il legittimo erede al trono, noi eravamo convinti che tu fossi morto, invece sei qua vivo a fare il fricchettone, torna indietro e assumiti le tue responsabilità. Certo, perché è colpa di Simba che non si assume le sue responsabilità. Non è colpa di tutti gli animali coglioni che hanno accettato Scar come nuovo re e hanno accettato che le iene invadessero i loro territori. No, è colpa di Simba perché doveva prendersi la responsabilità della savana in quanto re, in quanto futuro re. Sono stronzate. Cioè, secondo me è una stronzata, ok? Cioè, se volete farmelo vedere in modo amletico, se volete farmelo vedere con il discorso delle monarchie, eccetera, eccetera, ci può stare, ok? A me dà fastidio però che un bambino si trovi di fronte ad una cosa così determinista proprio, cioè quello è il re e quindi ha questi compiti. No, se quel re non è in grado o non vuole quei compiti, qualcun altro vada al suo posto, ci vada qualcun altro, punto. Qualcuno si prende la responsabilità. Nala, tu pensi di sapere come governare meglio questa savana? Ok, hai un gruppo di leonesse, secca Scar, che si è tentante, con l'aiuto degli altri erbivori ricacciate le iene da dove sono venuti, vi bastano un paio di elefanti fondamentalmente, ok? E chiudetela lì. No, non hanno questa capacità, non hanno la capacità di controbattere, hanno bisogno di un leader,
Abbiamo bisogno del leader, il leader designato da una linea di sangue in questo caso. Perché serve un leader? Perché gli erbivori sono tutte pecore? Non mi è chiaro questa cosa qui. Perché non c'è qualcuno che dice posso essere io il leader? Oppure voi siete d'accordo con me? Allora andiamo e cambiamo le cose. Perché? Perché questo non accade? Ci fossero delle opposizioni, potrei anche capirlo, ma io vedo soltanto una minaccia e delle vittime, non vedo tanti diversi modi di pensare, vedo che ci sono due modi di pensare. Ci sono le iene e ci sono i leoni, basta, non vedo altro. Io non capisco e mi dà fastidio quasi che un bambino veda questo, perché ti crea il bisogno di un re. Un film del genere ti fa capire che c'è il bisogno di un re, che tu potresti essere re, però in questo caso devi avere la linea di sangue. Devi avere la linea di sangue, devi essere il figlio del re, se no non sei un re. Sei uno che deve obbedire. E tutti gli animali obbediscono poi a Simba, c'è il punto in cui Pumba clamorosamente si mette lì e dice oh mio sire, eccetera, eccetera, eccetera. Non lo so, non. Questo film, ok, sì, è un capolavoro, le musiche, la storia amletica, bellissimo, tutto quello che vi pare, però ad un bambino, secondo me, questo messaggio non passa. Così come non passa quello complottista che vi ho delineato finora, sicuramente, ma passa il messaggio che ci deve essere una persona designata per una data carica. E che non ci può essere nessun altro che lui, perché qualsiasi altra persona ci va, finisce col fare del casino, oppure è una persona cattiva. Non lo so, non lo so, secondo me questo film non è adatto ad un pubblico di minori, è adatto a un pubblico capace di intendere che può attribuirgli tantissime chiavi di lettura diverse, ma non un bambino, perché per un bambino può capire il ciclo della vita, può capire queste cose qua, però gli passano anche tantissimi messaggi così discordanti che sono quasi pericolosi per la sua crescita. Io consiglio di far vedere questo film ai bambini dai 10-12 anni, che non sono neanche più bambini, in su, perché se no non si recepiscono bene i messaggi. Vabbè, ve la faccio breve, Simba è cresciuto, quando Nala incontra Simba sono cresciuti, hanno questa parentesi romantica, poi è stata fuori il babuino che lo fa parlare con lo spirito di suo padre, il fantasma di suo padre, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, alla fine della fiera, lezioni bellissime, tira una bastonata, il passato fa male, però il passato insegna, gli tira un'altra bastonata, e Simba si abbassa, no? Tutte queste cose anche molto zen, carine. Simba dice, va bene, prendo in mano il mio destino, cosa che secondo me aveva già fatto, secondo me aveva già fatto, standosene a fare l'Hakuna Matata per i cazzi suoi. Comunque, vabbè, prendo in mano il mio destino. E vado, torno alla rupe e combatto Scar. Qua c'è tutta la scena del combattimento. Scar sa benissimo che da Simba può soltanto subire perché Simba ha l'impronta genetica del padre, è un bestio assurdo. Cerca con le iene di avere una rivarsa, però arrivano le leonesse, arrivano Timone e Pumba. Pumba, cazzo, che è un combattente fenomenale. Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Alla fine della fiera ci troviamo nella stessa scena in cui Mufasa stava per cadere di sotto, cioè c'è Simba aggrappato alla rupe e sopra c'è Scar che gli dice: guarda, che io ti ho fatto credere di essere l'assassino di tuo padre, ma invece l'ho ucciso io. E all'improvviso Simba acquista una propulsione, non so da dove l'abbia tirata fuori, ma riesce a risalire, anziché cadere di sotto come suo padre, riesce a risalire la rupe, a saltare addosso a Scar. Scar gli dice ti prego non uccidermi, Simba gli dice no, non ti uccido, io sono diverso da te, ma a questo punto qua sopraggiungono le iene, perché Scar ha dato tutta la colpa alle iene, le iene si incazzano con Scar e sono le iene ad ucciderlo. Molto bello, eh? Molto bello. L'intrigo in generale è veramente una gran storia, una gran trama, senza ombra di dubbio. Il film finisce che nasce il primogenito di Simba e di nuovo riparte il ciclo, giustamente, è il ciclo della vita, no? Tutta una metafora, riparte il ciclo.
Una cosa che non mi torna di questo film sono le innumerevoli considerazioni assolutamente fuori contesto che fanno quasi un po' tutti gli animali, ma veramente ne fanno una marea, no? Un po' come anche nella Sirenetta, ma a sto giro molto di più. Cioè ci sono animali che dicono veramente delle robe da UFO, delle cose che un animale non potrebbe mai nemmeno pensare perché sono tipiche di noi esseri umani. E voi mi dite, Ciappo, però come sei rompicoglioni, stai guardando degli animali che parlano, dovrebbe essere questa la prima cosa che non ti torna, no? Così come dovrebbe essere la prima cosa che non ti torna il fatto che degli animali abbiano sviluppato un sistema sociale basato sulla monarchia. E io vi dico, ok, va bene, però esiste una cosa chiamata patto di verosimiglianza che io instauro con gli autori, ok? Allora, nel momento stesso in cui tu mi dici all'interno della savana c'è un sistema monarchico, gli animali parlano perché tu in qualche modo devi capire quello che accade. Io ti dico, va bene autore, lo accetto, questi sono animali che parlano e hanno un sistema monarchico. Da lì in poi non strafare per fare delle battutine del cazzo, perché che non servono a niente ai fini di trama. Ok? Queste sono tutte cose che esulano il patto, che lo rompono e mi rompi i coglioni, va bene? E questo è il mio parere personale, ma vi faccio alcuni esempi. Questi sono alcuni riferimenti che non mi sono garbati, ve li elenco. Si usa come termine di paragone un ippopotamo con l'ernia. Come fanno degli animali ad avere coscienza di cosa sia un'ernia? Fosse mal di schiena, mi avessi detto, bastava dire mal di schiena, no, hanno usato il termine ernia, poi ovviamente ha a che fare anche con l'adattamento italiano, però io parlo del prodotto finito, lo sapete. Scar parla di impronta genetica, minchia, hanno coscienza della genetica gli animali, orca troia, incredibile. Sarebbe un magnifico scendiletto, dove l'hanno visto uno scendiletto? Si parla di Scar e di quando Mufasa e il Tucano parlano della fine che potrebbe fare Scar, no? Sarebbe un magnifico scendiletto, dice il Tucano. Come fa a sapere cos'è? Potrebbe averlo visto, non lo so. Viene detto, mi sa, da una delle iene, con un look fantastico, cioè sono pure poliglotti, già parlano la mia lingua, parlano anche le altre lingue, con un look fantastico. Una cena a portar via, cioè qua si parla di fast food nella savana, incredibile, le iene parlano di una cena a portar via. Si parla di pentole a pressione. Le pentole a pressione, dove cazzo l'hanno vista una pentola a pressione? Scar dice Ashanté, cioè parlano pure il francese, ma vai, ma andiamo, aumentiamo, alziamo la posta. Il Tucano dice soltanto il blues mi salverà, soltanto il blues, cioè ma che cazzo ne sai cos'è il blues un Tucano, cosa state dicendo? Ma veramente queste cose qui mi danno un fastidio cane. Si parla di sistemi manageriali in mezzo alla savana, ma che cazzo gli state facendo dire questi animali? Che pasa, parlano anche spagnolo, una iena gli dice che pasa, anziché Mufasa, che pasa, Dio mio, che robe bruttissime. E si parla pure di bacchette magiche, cioè hanno pure coscienza della magia questi animali. E poi la cosa che mi ha dato più noia di tutti in assoluto è quel punto in cui c'è Tibon che mangia un insetto e dice sa di pollo. Ma quando cazzo l'hai mai mangiato in vita tua un pollo? Quando cazzo l'hai mai visto un pollo in vita tua? Sei un suricata di merda! Com'è possibile? Cosa gli state facendo dire a questi animali? Vi giuro, mi dà una noia incredibile vedere queste esasperazioni inutili. Quantomeno facessero ridere, cazzo. Quantomeno facessero ridere, fanno ridere soltanto loro che sono dentro lo schermo, ai bambini o non arrivano o dicono ma che cos'è sta cagata, non lo so, io veramente sono pesante, io queste cose qua non le sopporto. Altra cosa, e questo credo che farà flammare, mi auguro di no, però sono aperto a tutte le opinioni, questa è una mia opinione. Sapete che io musicalmente sono l'ultimo degli stronzi che dovrebbe parlare,
Per quello che riguarda le musiche, musiche eccezionali, ok? Musiche veramente eccezionali, le canzoni in lingua italiana non mi sono piaciute. Non mi sono piaciute come sviluppo dei testi, non mi sono piaciute come cantato. Tendenzialmente non mi sono piaciute come cantato. Questo non significa che io canterei meglio, ok? Non sto dicendo questo. Perché di solito dice, io sono un utente, e vi dico da utente che quello che ho visto purtroppo non mi è piaciuto, mi aspettavo qualcosa di più. Non so se voi siete d'accordo con me, probabilmente no. Mi aspetto i Flame, vi ripeto, voglio che sottolinearlo, le musiche, ok, ovvero quello che non è parlato specifico, meraviglioso. Non ho sentito le musiche originali in lingua originale, ho visto il prodotto in italiano e quello che ho visto in lingua italiana non mi è piaciuto. Questa è una mia opinione personale. E siamo arrivati al momento del miglior personaggio. Dare il premio miglior personaggio a sto giro è stato difficile perché di personaggi interessanti ce ne sono tanti. Basti pensare a Mufasa, un personaggione, ma anche Rafiki, un personaggio molto interessante. Però ho preferito optare per Pumba. Pumba è un signor personaggio, secondo me, che funziona anche in assenza di Timon. Perché qual è la sua particolarità? Pumba in realtà ha una grandissima sensibilità, una grandissima anche genialità, no? Perché è arrivato a capire, vabbè, che le stelle sono delle nubi di gas, oppure arrivava a capire che doveva salvare Simba sia per motivi empatici, cioè ha bisogno del mio aiuto, sia perché quando crescerà diventerà un leone adulto e potrebbe farmi comodo. Pumba è un personaggio ad ampio spettro, un personaggio con una grande tridimensionalità, che ha vissuto, cioè gli hanno fatto anche quasi degli atti di bullismo, è stato esiliato per il suo odore, cioè veramente gli sono successe di tutti i colori, e comunque è un personaggio che ha saputo mantenere la sua bellezza interiore. Ecco, Pumba è una massima rappresentazione di bellezza interiore, di umiltà e di genialità. Quindi io qualifico Pumba come il miglior personaggio del Re Leone. Se siete d'accordo con me, un bel mi piace. Se non siete d'accordo, un bel mi piace lo stesso. Da Kenny c'è poi tutto. Ci vediamo con il prossimo classico Disney. Eures, il esperanza.